Lectio Magistralis di Romano Prodi nel segno di Giorgio La Pira alla School of Transnational Studies di Firenze. L'ex presidente del Consiglio della Commissione europea e attuale presidente della Fondazione per la collaborazione fra i popoli ha dialogato con studenti e studentesse dell'istituto parlando del ruolo attuale dell'Europa. L'Unione ha un grande ruolo economico, afferma, ma, ha detto Prodi, non ha esercitato alcuna influenza decisiva per la guerra e per la pace. Proprio sul tema della pace, Romano Prodi si è soffermato a riflettere su Giorgio La Pira. La Pira è stato citato in chiusura, un pensiero, ecco, su un personaggio di quel calibro e anche su un personaggio che potrebbe essere molto utile per allentare le tensioni. Ma io ho detto, ma stavo riflettendo cosa avrebbe fatto oggi La Pira. Io credo che sarebbe andata a piedi da Kiev a Mosca, da Mosca a Kiev, da Kiev a Mosca finché non l'ascoltavano. Cioè aveva quella capacità di insistenza che molti reputavano incosciente, no? Ma che aveva la forza di convinzione tremenda, e in questo caso nessuno ha avuto il ruolo di lapire. A margine dell'incontro, l'ex presidente del Consiglio ha commentato anche la politica italiana attuale, facendo riferimento all'eventualità di un terzo mandato per i sindaci. Cosa vuol dire impedire il terzo mandato? Vuol dire escludere l'esperienza, cioè mettere un limite temporale all'esperienza. Saranno gli elettori che escludono il terzo mandato. L'incontro fiorentino è stato preceduto da una visita riservata a Palazzo Medici Riccardi, sede della città metropolitana, insieme al sindaco Dario Nardella, che ha poi partecipato alla Lectio Magistralis.